dobbiamo ripartire, soprattutto non dobbiamo fermarci, credo. E la fiera può essere un modo per continuare e cercare di andare avanti. La fiera antiquaria di marzo si farà, ma con delle prescrizioni, come ha deciso il sindaco Alessandro Ghinelli, per non penalizzare un'economia cittadina già provata da quello che sta accadendo per l'emergenza Covid-19. Sì, arriva in un momento difficile e deve arrivare per forza. La fiera può essere un modo per cercare di far ripartire il commercio in un momento in cui il commercio sta vivendo veramente delle fasi molto drammatiche. È una psicosi, molte volte anche non ben supportata da fatti oggettivi, che però la gente vive e che si ripercuote nell'economia aretina, nel turismo e nel commercio. Le linee guida della circolare ministeriale in relazione alle precauzioni dettate per evitare l'epidemia coronavirus sono chiare. Stop agli espositori che provengono dalle zone rosse, indicazione delle strutture ricettive di non ospitare chi arriva dai comuni in quarantena e nel caso informare gli organi preposti. Sono state delle giornate non belle, devo essere sincero, perché questa storia di questa psicosi che è nata con il coronavirus ha determinato veramente una pochezza di persone, di clienti in giro, insomma c'è stata veramente poca gente e questo ha determinato in noi uno sconforto ancora più grave, visti momenti che insomma non sono eccezionali. L'esagerazione che c'è stato in giro purtroppo su questa cosa, che poi quanto incide, lo 0,5, lo 0,6, non è né più né meno che un'influenza che colpisce fra l'altro i più, diciamo, i malati, insomma coloro che hanno diciamo delle malattie, ecco, anche persone anziane. Per questo può riguardare anche me. Quello di marzo è uno degli appuntamenti più attesi dai commercianti aretini, rappresentando di fatto l'avvio della nuova stagione che deve essere per forza accolta con uno spirito positivo. Può essere un modo per cercare di far ripartire il commercio in un momento in cui il commercio sta vivendo veramente delle fasi molto drammatiche. Dobbiamo incutere a questo punto anche un po' di ottimismo, perché noi, fra le altre cose, abbiamo anche fatto le vetrine nuove proprio per questo motivo, per creare più interesse e anche soprattutto ottimismo. Le vetrine resteranno aperte questo fine settimana in occasione della fiera nonostante queste giornate? Certo, certo, resteranno aperte, faremo come al solito il sabato e la domenica, anche perché Arezzo, se si vuole proporre come città del turismo, come città turistica, deve assolutamente aprire tutto, aprire i negozi, i bar, i ristoranti, insomma sì, e profondere chiaramente ottimismo, su questo non c'è dubbio.